le indicazioni che filtrano attraverso i social media e dall'Inghilterra danno un piccolo infortunio, cui però non è trapelato nulla, quindi non deve essere grave, riportato da Jamie Vardy nella partita contro l'Everton. È uscito con un ginocchio fasciato alla fine della partita, la famosa partita dell'esodo, non ne parlerò più, degli italiani per festeggiare lo scudetto di Ranieri con tanto di nessun dorma di Bocelli, però non si dice appunto nulla a riguardo appunto di questo presunto infortunio, presunto reale che sia. Altre defezioni sicure sono invece quelle di Jordan Henderson del Liverpool, il centrocampista talentuoso che salterà per infortunio la manifestazione, e fresca fresca quella di Danny Welbeck, che ha avuto un problema cartilagineo al ginocchio sinistro e appunto rimarrà fuori 9 mesi e salterà la manifestazione a sua volta. Questi scenari potranno eventualmente aprire, stando poi anche alle condizioni di altri papabili, come possono essere Jack Wilshere dell'Arsenal, che è rientrato a disposizione di Roy Hodgson e dell'Arsenal qualche settimana fa. Tra l'altro dimenticavo anche un'altra defezione, quella di Alex Oxlade-Chamberlain, giovane colored dell'Arsenal, che salterà anche lui gli europei, ma si sapeva già da tempo. Quindi questi scenari, come dicevo, potrebbero aprire delle porte, salvo che Hodgson decida di convocare eventualmente una quinta punta o un quinto centrocampista, anche per, direi, Marcus Rashford, il giovane colored del Manchester United, che si è messo in luce in questi ultimi mesi stagionali. Una cosa reale, e io sto veramente pregando perché accada il meno possibile, è che storicamente l'Inghilterra ha sempre avuto nei mesi di aprile e marzo le defezioni più importanti per infortuni gravi. Sta iniziando proprio adesso, ancora una volta. Mi auguro che si fermino qui, in maniera che gran parte del gruppo possa essere in forma e arrivi appunto agli europei. Vedremo, insomma, diciamo che siamo abbastanza coperti comunque, vediamo appunto cosa succederà nelle pre-convocazioni e convocazioni di Hodgson, di cui peraltro parleremo ancora questa sera in Anglocalcio FM con me ospite. Benissimo, possiamo fare la prima pausa musicale. D'accordo, e ci ritroviamo subito dopo già per parlare di Formula 1, giusto? O abbiamo, certo. Abbiamo quindi esaurito l'argomento calcio. Benissimo, allora pausa musicale. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier.
Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da. Seconda parte della nostra trasmissione dedicata al Gran Premio di Catalogna di Formula 1 che si disputerà nel weekend. La presentazione sempre al nostro Lorenzo. Benissimo, partiamo con un po' di attualità, direi. Quindi facciamo un po' come in modo, diciamo, sghembo, tra virgolette, diverso da quanto facevamo in altri momenti, in altre presentazioni. Passeremo alla storicità fra un po'. Allora, i leitmotiv, ed è brutto perché siamo a maggio, quindi siamo abbastanza presto, già come così siamo ridotti, tra virgolette, sono un po' sempre gli stessi. Dovremmo vedere in primis se Hamilton riuscirà a limare qualche punto dal vantaggio di Rosberg, e in secondo luogo se la Ferrari potrà essere più vicina eventualmente ai due della Mercedes.
a suffragare poi altre possibilità di interesse, si potrebbe eventualmente vedere come se ci sarà un'eventuale riconferma ulteriore della Haas, che ha fatto ottimi risultati per la macchina e il budget di cui dispone, e della Toro Rosso, che tra l'altro avrà tra mille polemiche il pilota russo Kvyat, che come sapete è retrocesso dopo il doppio autoscontro con Vettel alla partenza dell'ultimo Gran Premio. Francesco, è un po' presto per dirlo adesso, lo dicevo anche prima. Volevo parlarti di Ferrari, volevo chiederti una cosa. Sì. Sapendo che Vettel è stato preso per vincere, quindi per tentare eventualmente la scalata, tra virgolette, la riconquista di questo mondiale che manca da questo è il nono anno, che manca quindi da nove anni, e che non so se Raikkonen, per l'immagine dell'azienda, possa eventualmente vincere il titolo, dato che sta facendo risultati essenzialmente migliori fino a questo punto. Volevo chiederti, nel caso Raikkonen si trovasse in una posizione, faccio una parentesi breve, pur ricordando che è un pilota che a te non piace, ricordando questo, si trovasse in una posizione migliore a due o tre gare dalla fine e con una possibilità concreta di lottare per il titolo, pensi che la Ferrari farebbe, tra virgolette, un sacrificio e favorendo Raikkonen, oppure no? Ma c'è un precedente di questa cosa che stai dicendo tu, e però sono passati tanti anni, quindi non è detto che possa essere gestito allo stesso modo. Il primo anno che la Ferrari ha avuto la possibilità di vincere il mondiale nell'era Schumacher, il mondiale avrebbe voluto vincerlo Ed Irvine e non glielo fu fatto vincere. Infatti. Quindi secondo me non credo che arriveremo lì a perché la Mercedes mi sembra ancora avere quel tanto in più, e B perché comunque Raikkonen su 21, no, ma facevo un caso, e B perché comunque Raikkonen su 21 Gran Premi secondo me arriverà dietro a Vettel in classifica senza neanche bisogno di nessun tipo di aggiustamento. No, ma facevo un caso molto, è proprio un caso molto remoto. Sì, perché secondo me non c'è proprio nessunissima possibilità che si arrivi a quel punto, te lo dico tranquillamente. Sì, ma è un caso molto remoto, come dicevo, per cui tu dici francamente di no. Se dovesse succedere che la Mercedes dovesse avere un calo repentino, che ne so, succede che Vettel avrà, se l'avversario fosse Raikkonen avrebbe tutto il tempo di superarlo, quindi sì, ma per carità, però è anche vero che al momento, ma siamo a maggio, ripeto, al momento Vettel non sta facendo i risultati che si aspettano, non solo per colpe sue, questo è ovvio. Venendo a quella che è un po' di storicità del Gran Premio di Spagna, diciamo che è una gara che si corre dal 1913, però è stata sospesa in alcuni momenti dopo il 1914 per ovviamente lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e durante la guerra di secessione spagnola, anche negli anni 30, si è poi ripresa al termine del secondo conflitto mondiale. Diciamo che si è svolta, questa è la 46esima edizione, nel
nella configurazione, quindi nel Gran Premio, nella